Buonasera a tutti, benvenuti. Siamo sulla pagina Facebook di Libri d'Asporto e della Libreria Rinascita. Io sono veramente molto onorata e molto felice di poter accogliere, diciamo, in questo spazio virtuale Igor Sibaldi. Buonasera Igor, benvenuto davvero di cuore. Buonasera, grazie, che gentile, che gentile. Che Allora, gentile l'idea di presentare un libro così difficile. No, infatti sono terrorizzata perché? Perché questa sera Igor, insomma, tutti quanti noi lo conosciamo benissimo, è un autore molto, molto noto e molto amato perché poi riesce a raccontare con veramente una grande chiarezza e una grande attenzione ai non addetti ai lavori delle tematiche molto complesse e molto difficili. In particolare è molto conosciuto e molto amato dai nostri lettori perché abbiamo avuto il piacere di averlo ospite qui ad Ascoli Piceno qualche tempo fa, prima che ci fosse, insomma, la fine del mondo. Speriamo che torni presto a trovarci. E devo essere onesta, sono un po' preoccupata perché questa sera devo in qualche modo introdurre e moderare, fare le domande a Igor relativamente al suo ultimo libro che metto a favore di telecamera, eccolo qua, Gli angeli maestri, edito da Mondadori e le scoperte dell'albero della vita. E sono preoccupata e sono onesta, lo dico anche a Igor, perché? Perché questo libro è un libro estremamente complesso, non si spaventino i lettori perché Igor, come sempre, scrive con grande chiarezza e anche con una grande delicatezza di temi molto, molto difficili, però in fondo questo libro cerca di raccontare, di spiegare e di far intuire a tutti uno dei temi, uno degli argomenti, una delle verità, delle realtà più grandi forse della cultura, che è il tema dell'albero della vita e della sua struttura. Igor, tu giustamente ci introduci in questo viaggio, perché in realtà questo albero è una mappa, è un cammino, è un percorso, e ci introduci a questo viaggio. E in maniera molto, molto, diciamo, sottile, decidi di farti accompagnare da due maestri, da due angeli maestri. Io ho trovato queste due figure bellissime. Perché? Perché in questo modo, con queste due figure, Igor instaura un vero e proprio dialogo e in qualche modo gli fa tutte le domande che vengono in mente, no, al lettore che si avvicina a questo tema. Ma io partirei proprio da questo, Igor. Come nasce un libro da dedicare alla dottrina più alta, potremmo dire, no? Perché in fondo è quello che insegna la Kabbalah, l'albero della vita, il cammino spirituale, che poi in realtà tu ci mostri all'inizio del libro, è una struttura in qualche modo sotterranea che in tutte le grandi opere dell'uomo, dell'arte, della cultura, dell'architettura, del sapere, in qualche modo è impressa, addirittura è il DNA che in qualche modo somiglia, no, all'albero della vita. Quindi è una radice talmente profonda che riuscirne in qualche modo a parlarne, a dirne parola in un libro può sembrare un'impresa impossibile. Tu lo fai, ci riesci molto bene, per cui però partiamo proprio da questo, come nasce questo libro e l'idea di scriverlo e dedicarlo ai lettori. Ecco, quella cosa del DNA è importantissima, perché l'albero della vita è uno schema che, per quanto ne sappiamo, ha circa 2000 anni, no? 2000 anni fa è stato fatto. Alcuni dicono 1700 anni fa, secondo me 2000 anni. E negli anni 50, quando hanno scoperto il DNA e l'hanno fotografato, hanno visto che il DNA è una cosa bellissima. Il DNA ha la stessa struttura dell'albero della vita, come se 2000 anni fa l'avessero già visto. A me questa cosa mi ha colpito tantissimo, anche perché pochi ne parlano di questa somiglianza, che è evidente, evidente. Se uno mette, cioè l'albero della vita è questo, no? Questo qua, così, con una linea qui, una linea qua, ed è una striscia. Divisa in triadi. Il DNA è fatto esattamente allo stesso modo, ma non è che quelli che hanno scoperto il DNA si sono ispirati all'albero della vita. Era una foto a diffrazione, era una foto a diffrazione. E risulta che è uguale a quello. Dici, ma com'è possibile?
e qui saltano tutti. Poi sembra anche questo qui, sembra anche la mappa del cervello. Se uno guarda, sembrerebbero i sensori che si mettono nel cefalogramma, con la metà destra e la metà sinistra e la corteccia centrale in mezzo, che la mappa del cervello naturalmente è di poco anteriore al DNA. E poi la parte destra, la parte sinistra. A me mi meravigliava da decenni, devo dire, questa cosa. E siccome io mi sono sempre interessato delle cose più complicate che ci siano, per spiegarle a tutti, che questo è il mestiere che faccio, da sempre, da quando ho scritto, dai 18 anni in avanti, prima traducendo i classici, poi scoprendo dei territori che qualcuno tralasciava, a me mi piaceva trovare quello che è più difficile, più complicato, più impossibile di tutto, e spiegarlo a tutti quanti. E ogni tanto sono delle avventure, per esempio con i maestri invisibili. Cioè, i maestri invisibili era... come ha fatto Dante a scrivere la Divina Commedia? Ha parlato con Virgilio e ha parlato con Beatrice. Chi sono Dante e Beatrice? Non me l'hanno spiegato a scuola. Vediamo chi sono. Andiamo a trovarli, conosciamoli, facciamoci dare delle indicazioni. Poi altri diversi argomenti, e questo è il più recente. Cioè, il più recente, dopo una decina d'anni di studi su queste cose, ho pensato, l'unico modo di scoprire questo albero della vita, che è la mappa di tutti gli universi paralleli, che è questo l'albero della vita, l'unico modo è andarci. Non c'è altro modo. Perché hanno già scritto tantissimo, però nessuno c'è stato. Andiamo a vedere un po'. Allora, bisogna trovarsi le conoscenze giuste, naturalmente, spiriti guida, maestri invisibili, angeli e così via, che ti portano. E lì entra in scena l'immaginazione. Sì, ma l'immaginazione, il trasformare lo studio dell'albero della vita in un viaggio in cui si va negli altri universi, l'immaginazione non è fantasia. Cioè, uno dice, immaginazione l'ha inventato. No. Inventare è una cosa, immaginare è un'altra. Immaginare è scoprire. Scoprire, ma senza la parte razionale che controlla tutto. Poi la parte razionale arriva e prende nota dei risultati. No, ti spiego. Da quando, la domanda era da dove viene questo libro, non lo so per la verità, da quando ho cominciato a studiare questo argomento, non lo so, perché più vado indietro nella mia biografia personale e lo ritrovo continuamente. A me ha sempre interessato questa cosa che si chiama al di là. C'è anche una mia amica mi diceva, per presentare una conferenza, e dice, tu parli spesso di al di là, va a finire che ti chiameremo Sibaldilà, per cui c'è, perché c'è dentro, no? Sibaldilà, al di là. E si vede che è destino, forse un po' la mancanza di un paese di nascita, perché io sono mezzo russo, per cui avere sempre un al di là geografico. Quando ero qua in Italia, la casa era là. Quando ero là, la casa era in Italia. Per cui l'idea di al di là è entrata. Poi una cosa che mi interessava moltissimo in questo libro era lasciare da parte la religione. E questo è impossibile, è assolutamente impossibile, è un impossibile. Come si fa a parlare dei mondi paralleli, dei vari paradisi e inferni che ci sono, secondo una tradizione ebraica, poi anche cristiana, e dei vari dei che ci sono in questi mondi paralleli, senza essere religiosi? Più impossibile di così. Beh, in realtà nel tuo libro ci riesci molto bene, perché tu giustamente metti da parte le divinità, o meglio, le divinità diventano degli step, delle, diciamo, realtà che mano a mano vanno superate, e ti fai accompagnare invece da due angeli che veramente colpiscono nel, perché tu ce li descrivi e in qualche modo permetti, grazie alla tua immaginazione, anche alla nostra immaginazione, di avvicinarci
mi piace molto come li hai immaginati, appunto. Uno è un intagliatore e l'altro è un fiume, che sono due figure che hanno qualcosa di antichissimo, no? Vabbè, il fiume, l'acqua, il simbolo della vita, insomma, dovremmo solo su questa cosa potremmo stare 6 mesi a discutere. E l'altro è l'intagliatore, che ha qualcosa del demiurgo, perché l'intagliatore intaglia il legno che però in qualche modo già c'ha, non è che crea il legno dal nulla, però nello stesso tempo imprime una forma, in qualche modo è capace di far passare dalla potenza all'atto, grazie alla sua abilità, una creazione che ha dentro la testa. Quindi in qualche modo da un lato è la vita che sgorga e dall'altro è la vita che trova il suo schema, che trova il suo equilibrio, e tu con loro instauri un dialogo molto bello e loro in qualche modo ti spiazzano, perché tu gli fai le domande. Sì. E ogni volta ti rispondono con una cosa che tu lì per lì dici, ma questo cosa c'entra? E poi in realtà ti rendi conto che non è che loro non abbiano risposto alla tua domanda, ma è che molto spesso le domande che noi facciamo, soprattutto rispetto a questi temi, non sono le domande giuste. O meglio, ci facciamo delle domande con tutte le inibizioni addosso e quindi abbiamo paura di fare la vera domanda. Io ho trovato questa cosa, questo aspetto veramente molto carino, perché anche... sono anche molto ironici i tuoi angeli, nel senso ti prendono anche un pochino in giro, perché giustamente devi uscire da tutte quelle che sono le nostre, diciamo, convenzioni, modi di pensare, schemi che ci tengono bloccati. Ecco, volevo chiederti come nascono questi due angeli, perché hai scelto di incarnarli in questo modo. Dunque, esistono davvero? Non è che li ho inventati. Come nascono? Dunque, nascono nel 1986, era il marzo dell'86. Io non avevo mai seguito un corso che non fosse un corso universitario, non sapevo niente di queste cose. Ero un serissimo, serissimo studioso di letterature slave, traduttore di Tolstoi, di Dostoevsky e così via. Io dei libroni alti così. C'è un intero scaffale di libri che ho scritto in quel periodo, che è lì, che è uno scaffale intero. E un'amica mi dice, devi farlo questo corso, un corso di psicodinamica, che è tutto basato sulle visualizzazioni. Allora vado a fare questo corso, e eravamo in 12 persone, ero il 12esimo, 2 insegnanti, e si visualizzavano delle cose, era molto interessante come corso, molto bello. È molto divertente per me, perché ascoltando ridevo in continuazione. Gli altri no, erano molto seri. Gli insegnanti erano un po' seccati del fatto che... Ma io non riuscivo a smettere di ridere per contentezza, per emozione e contentezza. Poi a un certo punto, durante una di queste visualizzazioni, bisognava immaginare 2 porte da cui uscivano 2 istruttori. Io immagino con gli occhi chiusi questa cosa, visualizzo. Si aprono queste porte che ho visualizzato io e non escono 2 istruttori. Esce una signora con i capelli neri, lunghi, che mi abbraccia e dice, con aria abbastanza irritata anche, dice, beh, fin qui ti ho portato, adesso però te la cavi da solo, insomma, e se ne va. Io con gli occhi chiusi la seguo mentre se ne va, poi a mia volta vedo 2 figure, nella mia immaginazione naturalmente, vedo 2 figure che mi dicono, noi... non siamo di questo corso. Noi non siamo di questo corso. Se ti interessa, tu torna qui tra qualche giorno e ti portiamo noi da qua. Io ho pensato, ecco, è successo quello che temevo. Cioè, sto cominciando a delirare. E invece era il contrario esatto di un delirio. Era proprio l'incontro con una parte della mente personificata in queste 2 figure, che è bellissima e che tutti hanno, tutti ce l'hanno. Quella di cui parla anche Dante, di cui parla anche Jung, anche nei Vangeli se ne parla. C'è una parte della mente che è molto al di là della nostra ragione ed è molto gentile e soprattutto è molto paziente e si manifesta in figure più o meno immaginarie, il fiume, l'intagliatore. L'intagliatore è un po' Geppetto, che intaglia Pinocchio,
il fiume è proprio un fiume. È molto paziente, e sottolineo paziente, perché la nostra mente normale, razionale, quando fa domande riguardo all'invisibile, all'impossibile, è troppo timida. E fa le domande sbagliate e capisce poco. Quindi queste due figure segnalano le domande, dice, questa domanda che hai fatto non significa niente. Per esempio, non so, nel libro racconto, in questo capitolo dice, ho studiato per 7-8 anni questa cosa, sono arrivato alle seguenti conclusioni e le spiego. Poi intervengono loro e dicono, sì, ma sono sbagliate come conclusioni, sono totalmente sbagliate, hai preso la via sbagliata, adesso ti spieghiamo noi come funziona. E io ascoltavo davvero, perché avrei dovuto mettere Igor Siballi e il fiume e l'intagliatore, coautori del libro. Però insomma, mi sembrava un po' troppo strano. All'interno, io spero di suscitare emulazione nel lettore, cioè che il lettore dica, aspetta un attimo, tu dici che si può fare questo, ognuno può, questo viaggio nei mondi, lo possono fare tutti con quelle guide lì, allora ci provo anch'io, allora vado a cercare anch'io i miei maestri che mi guidano, e poi si trovano, perché chiedetevi sarà dato, a chi bussa sarà aperto, e chi cerca trova, è un passo del discorso della montagna. Assolutamente, e devo dirti, appunto, queste due presenze, come ti dicevo, mi hanno molto colpito perché il libro inizia con una rivelazione che anche questa mi ha emozionato, perché si parla appunto dello spero di pronunciarlo bene, perdonami, io non dello Yetzirah. E la cosa più interessante è che tu ci spieghi appunto che lo Yetzirah è questo testo in cui in qualche modo viene raccontato un po' l'albero della vita, è che questo testo è stato scritto da una donna. Secondo me sì. E io trovo che questa intuizione sia, adesso giustamente, è un periodo in cui si fa molta la riflessione sulla presenza delle donne nella storia della cultura, che molto spesso è negletta, è negata, è stata poco riconosciuta, eccetera. Però l'idea che un testo che serve veramente per andare oltre certi limiti e schematismi possa essere frutto dell'intelligenza femminile, lo trovo un'intuizione molto feconda, perché mi dà proprio l'idea di una apertura agli altri, di una idea molto, molto democratica, no? Del poter fare il viaggio. Molto spesso queste dottrine vengono chiamate dottrine esoteriche, dottrine sacre, eccetera, con l'idea che debbano essere ad uso e consumo solo, no, di un'elite, solo di un gruppo di privilegiati, di eletti, di qualcuno che in qualche modo ha un surplus in più. Invece, come tu giustamente dici nel libro, questo è un cammino che tutti possono fare. L'importante è mettersi nella postura dell'ascolto, dell'accettare l'idea di lasciar parlare quella parte della mente da cui sorgono i maestri e accettare l'idea che le domande che si fanno sono sbagliate e le risposte che si trovano finché non si ascolta quest'altra parte sono comunque sbagliate. Ecco, questo punto ti vorrei proprio chiedere su questa, diciamo, figura femminile una piccolissima riflessione e poi andiamo sulla mappa, insomma. Dunque, la figura femminile, me l'hanno detta loro questa cosa qui, però mi ha convinto tantissimo. In un libro che ho scritto qualche anno fa sul Vangelo di Giovanni, che si chiama Il codice segreto del Vangelo, dicevo che il Vangelo di Giovanni, a differenza degli altri Vangeli, ha una mano femminile, si vede bene, perché l'autore del Vangelo di Giovanni non è abituato a parlare in pubblico, non parla in pubblico, mentre Matteo, non so, è un grande oratore, Luca è un grande narratore, Marco è un filosofo. L'autore del Vangelo di Giovanni
è una persona che pensa, che ha scritto il libro come se l'avesse scritto per sé, senza pensare al pubblico, in assoluta sincerità e apertura. Vangelo stranissimo. E poi, soprattutto, nel Vangelo di Giovanni c'è l'indicazione che questo libro l'ha scritto il famoso, dice alla fine del Vangelo di Giovanni, questo libro l'ha scritto il discepolo prediletto di Gesù. No? E nel Vangelo di Giovanni salta fuori che il discepolo prediletto di Gesù non è un discepolo maschio, è una discepola prediletta di Gesù, la famosa Maria Maddalena, che è la figura di riferimento di tutto il primo cristianesimo. Poi il cristianesimo romano l'ha fatta fuori, completamente eliminata. Ecco, c'è questa Maria Maddalena che compare come maestra di Gesù. Un poco dopo c'è la prima grande alchimista donna e la prima alchimista di cui ci sono testimonianze autentiche, cioè non inventata, che è Maria l'Egiziaca, no? Poi la figura femminile nei Vangeli è importantissima in certi momenti, la mamma, tutto parte dalla Maria, no? Tutto parte da Maria. Se Maria diceva, se avesse risposto all'angelo, Maria, no, guardi, ho da fare, non mi convince sta roba, e noi il cristianesimo non ce l'avevamo. È partito tutto quanto da lei, non da Giuseppe, è partito da lei. E per quello che riguarda il Sefer Yetzirah, il libro dove per la prima volta si presenta lo schema dell'albero della vita, più o meno primo secolo dopo Cristo, o un po' prima, è un libro che rivela dei misteri proibitissimi, proibitissimi. Un maschio queste cose non le fa, non le fa. Il maschio si tiene i misteri e forma gli allievi perché vuole potere. E qui si va ancora più indietro, ancora più indietro. Come comincia tutta la Bibbia? Non è Adamo che dà l'albero della conoscenza del bene e del male. Adamo dice, no, guarda, meglio di no. È Eva. Eva che dice, ma qui serve a conoscere delle cose. Allora assaggiamo. Se non ci fosse stata Eva, non si muoveva niente. Non si muoveva niente nella storia. E questa figura della donna che rivela i segreti a me ha convinto tantissimo. Poi c'è anche in Socrate, quella che spiega tutto a Socrate sull'amore, è una signora, no? Diottima. Naturalmente, ecco, dicendo questo, per fortuna nella Kabbalah non c'è il problema dell'eresia. Il cristianesimo c'è l'eresia, no? Nella Kabbalah no, nell'ebraismo non c'è l'eresia. Per cui io ho degli amici cabalisti che non si sono arrabbiati leggendo questo libro. Anche se nella Kabbalah è escluso, assolutamente escluso, che una donna dica cose sensate in proposito. Perché la Kabbalah è una cosa di maschi, solo di maschi. I cabalisti sono maschi, gente che ha compiuto che ha 40 anni compiuti, che ha un lavoro, che ha una sua disciplina, un suo studio, e per insegnare il Rav, il maestro, il guru, è maschio. Non esistono cabaliste femmine. A me invece piaceva così tanto l'idea di mettere all'origine stessa della Kabbalah una donna, ma nessuno si è arrabbiato, per fortuna nessuno si è arrabbiato. Mi sarebbe spiaciuto, perché a me piace tantissimo la Kabbalah. Se si arrabbiavano sarebbe stata una brutta cosa per me. Beh, effettivamente questa cosa però lascia un po' interdetti. L'esclusione delle donne mi dà come l'idea che si abbia, no, un po' timore, perché in realtà questa mappa, tu lo dici chiaramente, l'albero della vita è una mappa, è un percorso, è un labirinto. Ed è un labirinto che va attraversato tutto, tappa per tappa, non si possono saltare dei punti, non si possono evitare dei tragitti, perché in realtà ogni passo è un leggero avanzamento che però in qualche modo ingloba, assorbe quello che è
quello che è stato fatto di, in precedenza, e divide l'universo in una serie di livelli. Si parte dal livello più basso, che è quello umano, l'universo del fare, quello in cui noi ci affanniamo, no? Un po' nella vita, nelle cose, nelle azioni. Poi ci sono le prime tre sefirah, che sono l'universo della formazione, le seconde tre l'universo della creazione, e infine le ultime tre l'universo delle emanazioni. E queste sono proprio una sorta di percorso ascensionale che mano a mano ci libera dai condizionamenti, dal desiderio di possesso, dal desiderio di potere, dalla paura della morte, perché che sono tutte sfaccettature in fondo della stessa cosa, cioè della paura del movimento, del cambiamento e della trasformazione. In fondo, se noi andiamo a considerare, l'accettazione della trasformazione è qualcosa che appartiene forse per motivi genetici un po' più alla natura femminile, che in qualche modo deve accettare per forza la trasformazione più assoluta e radicale, no? Voglio dire, la maternità è una roba che insomma crea, diciamo, non poche trasformazioni fisiche e psichiche, a livello proprio anche a livello biologico e tutto il resto. Per cui trovo che sia molto, molto femminile, no? Qualsiasi processo di trasformazione, insomma, ha necessità di una mamma, e anche l'albero della vita ce l'ha. Adesso io ti vorrei chiedere questo, so che è complicatissimo, però vorrei chiederti di raccontarci un po' la mappa. Sì, sì, ovviamente non è complicato. Complesso. Non è complicato. Oddio. È un gioco dell'oca. Un gioco dell'oca. Riguardo la parte femminile, no, i tre livelli di separazione tra i mondi, prima traversa, seconda traversa, terza traversa, si chiamano madri. E sono visti dal punto di vista della madre, che da qui riceve quello che poi nascerà, e da qui riceve quello che poi nascerà, e da qui riceve quello che poi nascerà. Più femminile di così. Ma guarda che anche Gesù ha cominciato, se fosse stato per Evo Eva. Sono dimenticato una cosa importante: nel Vangelo di Giovanni, il primo miracolo che fa Gesù è Cana, nozze di Cana, non trasforma l'acqua in vino, ma lui non voleva farlo. Lui è seduto a tavola ed è questa figura femminile che tanti dicono è la mamma, forse è la mamma, forse non è la mamma, non si capisce bene dal testo. Comunque, questa figura femminile dice: allora, hai visto che è il momento di agire? E lui dice: no, non ho voglia, donna, lascia che si sbrighino da soli i loro problemi. E lei dice: no, su, forza. E lui comincia. C'è sempre questa tendenza medio orientale, che poi uno dice: ma perché gli mettono il velo allora in Medio Oriente alle donne? Hai detto bene prima, perché fa paura. Fa paura questa concorrenza di sapienza. La prima alchimista è donna, la prima alchimista famosa è donna. Quella, la prima che vede Gesù risorto, è una donna. La prima che spinge Gesù ad agire è una donna. La Maddalena è il capo di tutto il cristianesimo. Ecco. E la Maddalena, tra l'altro, in un Vangelo molto bello che si chiama Vangelo apocrifo, che si chiama Vangelo di Maria Maddalena, è quella che spiega come si fa a entrare in contatto con Gesù quando è morto. Cioè, a un certo punto, c'è una pagina dove dice: guardate, se volete parlarci direttamente con Gesù, ed è un testo del primo secolo, contemporaneo a Giovanni. Se volete parlarci direttamente con Gesù, anche se adesso sembra morto, vi spiego io come si fa. Si fa così. Io faccio così, potete farlo anche voi. C'è questa figura della maestra, della guida. E anche Dante, tra parentesi, Virgilio lo porta nell'inferno, nel purgatorio. Ma quando si passa ai livelli alti, al paradiso, Virgilio saluta e passa a Beatrice che comanda, no? È una parte bella che per noi in ambito religioso suona ancora assurda, no? Pensa, nel cristianesimo le donne, e nel cattolicesimo una donna non può neanche fare il prete. Ecco, l'albero della vita funziona così. Questi qui siamo noi,
Noi partiamo da qui. Qui c'è tutto quello che noi conosciamo, tutto. C'è il nostro modo di conoscere, la destra, la sinistra, il prima, il dopo, il tempo, tutto. C'è tutto. Se a te sembra grande questo tutto, lascia perdere. Se ogni tanto a te sembra che questo tutto, il mondo intero, sia un po' strettino, allora ci siamo. Allora si comincia a salire. Si passa per il primo canale. Primo canale, qui, è proprio una mappa, richiede delle operazioni interiori. Richiede la possibilità di superare tutto quello che si ha già. Di superare i propri limiti, superare le proprie sicurezze, i propri problemi, crediti, debiti interiori, no? Ecco. E si arriva in questa prima sfera. Questa sfera si chiama desiderio nel libro. Qui si diventa diversi. Quando si passa dal mondo del faccio, posso, devo, al mondo del desidero, già gli orizzonti si ampliano tantissimo. Poi si sale di qua. Qui si può salire se uno non si lascia alle spalle la paura del successo, che è la più forte paura che ci sia, che si chiama anche senso di colpa. E nel libro è spiegato come si fa. Poi arriva qui, questo qui, che è il posto degli arcangeli, di solito si chiama, qui sono gli arcangeli, è il punto in cui si impara la maestà, cioè il sentirsi principi, principesse, re, che è naturale per tutti. Un neonato è un re. L'adulto diventa un suddito. Bisogna recuperare la regalità di un neonato, è indispensabile. Poi da qui si passa a questo punto. Questo è un punto interessantissimo, mi piace molto. È il punto in cui il tempo sparisce. Il tempo sparisce. Qui si è all'inizio di tutto. Ma di tutto cosa? Qui sei all'inizio, sei al tuo concepimento. Sei all'inizio della giornata di oggi, sei all'inizio della storia d'Europa, e hai tutte le energie dell'inizio. Poi le altre tappe sono ognuna un mondo in cui si arriva, e in ognuna ci sono anche, secondo il cristianesimo, perché poi anche il cristianesimo l'ha preso questo schema, ci sono degli angeli. Qui ci sono gli angeli cosiddetti bianchi, quelli con le ali bianche. Qui ci sono gli arcangeli, qui ci sono i principati, quale virtù, quale dominazioni, le potestà, troni, cherubini, serafini. E noi pensiamo agli angeli come se fossero delle guardie del corpo, dei consiglieri con cui parlare, eccetera. In questo schema, invece, gli angeli sono dei gradi di evoluzione. Cioè, per arrivare fin qui, tu devi diventare un cherubino, se no non puoi, non ci arrivi. Per arrivare qua devi diventare un serafino. Quando sei qui devi diventare un arcangelo. E questo non è un'idea mia, questo qui purtroppo non è un'idea mia. Questo qui è un'idea del VI secolo di uno scrittore interessantissimo bizantino, che è quello che a un certo punto, nel VI secolo, cioè tardino, insomma abbastanza tardi, ha spiegato al cristianesimo cosa sono gli angeli, perché fino al VI secolo non si sapeva. Si chiamava Dionigi, Areopagita, Dionisios, il quale ha scritto un libro dicendo: guardate che gli angeli sono fatti così, così e così, sono disposti così e così e così, servono a questo e quest'altro e si raggiungono in questo modo. Ha avuto un successo Dionisios enorme. San Tommaso l'ha preso come maestro, Dante lo segue, lo loda nella Divina Commedia, e tutto quello che noi sappiamo degli angeli deriva da Dionisios, meno una cosa, che Dionisios nel suo libro dice: angeli si diventa. Gli angeli devi diventarli, non ci devi parlare insieme, li devi diventare. Ecco, questa parte qui è rimasta esclusa dalla nostra religione, perché a nessun papa, a nessun vescovo, a nessun cardinale farebbe piacere se il suo
gruppo di fedeli diventasse angeli, perché il capo è lui, il capo è il vescovo, il capo è il cardinale, il capo è il papa. Se davanti a sé parla con delle persone che ne sanno più di lui, perché ci sono state in cielo, no? Ci possono arrivare nei vari cieli, e allora non si può. Allora di Dionisios è rimasta censurata questa parte, che invece è la parte chiave. Ed è un autore veramente esistito, questo Dionisio. Fine del 500, fine del VI secolo dopo Cristo, lui ci scriveva con i suoi libri, li diffondeva sotto un nome falso, il suo nome vero non si sa quale sia, doveva essere una persona interessantissima. Non si è mai saputo chi era, lui non si chiamava Dionisio, non si è mai saputo chi era, e si deve essere divertito tantissimo. Magari diceva, guardate, ho trovato questo libro di questo Dionisio, che è interessantissimo, chissà chi sarà. Aspetta, sono io, ma non glielo dico. Assolutamente, ma poi trovo che sia molto bello il fatto che questo nome, diciamo, falso, no? Questo nome che viene utilizzato per tramandare la tradizione sia proprio Dionisio, che è anche il nome del dio greco, insomma, che tutti noi conosciamo anche come Bacco, che è il dio dell'ebbrezza, ma è anche il dio che è il tramite, no? Tra gli stadi dell'essere presente su questo mondo, ma anche gli stadi ulteriori, era il dio dei culti, diciamo, più nascosti, misterici, dei culti più legati, no, anche a una dimensione statica nella cultura greca. Ecco, tu nel libro racconti proprio, no, questa compresenza di tradizioni che con nomi diversi, con forme diverse, hanno i greci, hanno gli ebrei, gli ebrei riprendono dagli egizi, proprio come se questa mappa fosse qualcosa di inciso dentro di noi, che poi ogni cultura, attraverso le proprie capacità, attraverso i propri modi, no, di esporsi, in qualche modo cerca di mettere alla luce, di portare avanti. Sì, nella nostra cultura biologica è venuta fuori col DNA. Il DNA è la base della vita, e il DNA ha la stessa forma, uguale. E questi parlavano di un DNA, diciamo, cosmico, invece del DNA nostro biologico. A proposito della parte femminile, qui c'è un dio che si chiama Yahweh, molto maschio, molto nervoso, quello che dà la forma a tutto, il dio geloso, quello della legge, quello che ti fa venire i problemi. Questo me lo ricordo io che l'hai fatto sul sistema, quando arrivi vedrai. Quassù c'è un dio multiplo, si chiama Elohim, che sia maschio sia femmina, è più su. Questo è il creatore, Dio creatore. Qui, in questo territorio, più in alto di tutti, c'è una dea nell'albero della vita, che si chiama Chochmah, la sapienza, di cui parla anche la Bibbia. Però c'è un blackout, cioè uno ha letto la Bibbia e magari non si ricorda che c'è la sapienza. La sapienza è una, si chiama così lei, è una dea che ha guidato il Dio creatore durante le operazioni dei 7 giorni della creazione. Cioè lei, dice la Bibbia, era l'architetto. Dio faceva il cantiere e l'ingegnere. E lei, dolcissima, una dea che ride, una dea che gioca, dice, e che dice, io non sono sparita, dice la Bibbia, nel libro dei Proverbi, io non sono sparita, se mi cerchi mi trovi, se mi cerchi mi trovi, io sono a disposizione di tutti, peccato che si sono dimenticati di me ed hanno retta solo gli dei maschi. Ed è qui in alto, qua su, proprio lì, ma per cui si scopre quello dell'universo che per me è entusiasmante. No, assolutamente, è un aspetto davvero, davvero affascinante, io sono incantata, anzi a proposito, Igor, ti dico, ci sono un sacco di commenti, io da qui posso vederli, penso possa vederli anche tu, di persone che stanno seguendo la diretta, ci sono anche delle domande, e io te le leggo.
Allora, ce n'è una di Vincenzo che dice: buonasera a tutti voi. Tu citi, a volte Goethe, che nel Faust fa sì che Mefistofele faccia uscire Faust dal tempo. Escludi che i maestri siano in qualche modo come Mefistofele, anche entità demoniache? Ecco, qualcuno si preoccupa, questi maestri che ci appaiono, non è che poi ci abbiano... Lo escludo veramente. L'immaginazione. Assolutamente lo escludo, non ci possiamo fidare. Anche perché nel Faust Mefistofele è quello truffato. E Goethe era molto spiritoso. Goethe è un libro, il Faust, che Goethe ha cominciato a scrivere verso i 20 anni e l'ha finito 83 anni, 60 anni. L'ha finito e qualche settimana dopo è morto, per cui probabilmente è il libro della sua vita. E racconta nell'inizio che Dio e Mefistofele, Dio e il diavolo, si mettono d'accordo. Ed è una partita che comincia. Mefistofele dice: vedrai che vinco io. E Dio dice: sì, figurati. Comunque, fai del tuo meglio. E alla fine Mefistofele fa fare tutte le esperienze possibili a Faust, e alla fine Faust va in cielo, va in paradiso. E Mefistofele fa il diavolo, come al solito, deluso, ingannato. Dice: mi sono dato così tanto da fare, per fare qualche dispetto a qualcuno, non ci sono neanche riuscito. Solo che Mefistofele nel Faust, è un maestro del fare, è un mago. Invece, la differenza radicale con i cosiddetti maestri, angeli, eccetera, non sono maestri del fare, sono maestri del conoscere. È diverso. Mefistofele non fa conoscere a Faust le cose, vuole solamente fargli fare un sacco di cose. Perché se gli fa conoscere tutto, gli rivela le carte e perde. Per fortuna Faust ce la fa. Invece questi maestri qui, che non parlano mai di azione concreta sulla realtà, se non quelle che uno può fare ascoltandole, parlano sempre del perché, del come e del cosa c'è più in là. Continuo superamento. Per cui vorrei rassicurare Vincenzo. Va bene, intanto un sacco appunto di complimenti, come ti dicevo. Allora, noi, visto che io seguo l'orologio, insomma, che abbiamo, ti giro l'ultima domanda, che poi è una domanda a cui in realtà avevamo già risposto, ma magari diventa anche un po' il messaggio con cui chiudere questa bella serata, e soprattutto invitare i lettori a leggere Gli Angeli Maestri. C'è Paolo che ci dice: Igor, questo libro è la chiave per entrare in contatto con gli angeli? Eh no, è qualcosa di molto di più, ce l'hai già detto, Paolo, adesso te lo ridiciamo, perché insomma Igor gioca una carta molto più Qui bella. è difficile questo, è difficile da far arrivare, è difficile, ma non perché la gente non capisca, è perché c'è un condizionamento molto forte, molto molto forte. Anche nelle conferenze mi accorgo. Quando una persona parla di angeli in Occidente, immagina il tizio con le ali, no? Con il vestito stirato bene, i capelli generalmente biondi. Mai di colore, mai un angelo nero, mai, sono tutti quanti occidentali, tipo tedescotti sono gli angeli, anglo-tedeschi praticamente. Non c'è neanche un angelo moro di solito, non c'è un angelo napoletano, solo in Caravaggio c'è un angelo napoletano. Però sono dei ragazzoni, capelli castani o biondi, da cui bisogna ricevere consigli, ci si parla, li si contatta, eccetera. Ecco, questa idea qui è molto poetica, ma non è quella originaria. Non è quella originaria. Gli angeli non sono fuori, non sono da qualche parte là fuori. Gli angeli sono dei livelli interiori. Quindi il verbo giusto parlando di angeli non è incontrare gli angeli. Il verbo giusto è essere o diventare. A un certo punto tu scopri che quello che si dice dei cherubini riguarda te, sei tu. Quello che si dice dei terribili serafini, che sono gli incendi, che
che sono praticamente le fiamme, no? Ecco, ci arrivi e dici, ma questo sono io? Mi ero mai accorto? Oppure i troni, oppure i principati, dolcissimi principati, ti accorgi che sono loro. E non è che ti spuntano le ali, dal punto di vista che non è che diventi un ibrido uccello umano, come sembrano gli altri. Però ti si allarga ogni volta la mente a un livello via via sempre più grande, e via che scopri gli angeli. Ma col verbo essere, non col verbo contattare. Solo che uno dice, sì, ho capito, poi tra 5 minuti pensa, ma come si fa a contattare gli angeli? No, 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 assolutamente. Questa cosa ce l'hai spiegata molto, molto bene, e secondo me la lettura del libro permette di piano piano, non ti dico subito perché è un percorso anche diciamo interiore che va meditato e va veramente assorbito, metabolizzato, secondo me con il tempo e anche con una giusta attenzione, no, ad ascoltarsi e ad ascoltare i propri maestri, però è un qualcosa a cui veramente ci si può arrivare e grazie al tuo libro abbiamo una sorta di, passami l'orribile metafora, una sorta di Lonely Planet della mappa dell'albero della vita. È un bedecker. Molto, molto chiara, spiegata bene, con un sacco di riferimenti. A me un'altra cosa che mi è piaciuta sono i tantissimi riferimenti che fai, il glossario all'inizio, perché sono tutte quante delle cose che altrimenti, no, per un lettore che ovviamente non ha esperienza in materia, sembrano difficili. Invece questi riferimenti ti permettono, no, di settarti e poi di intraprendere il viaggio. Quindi veramente è uno strumento che ha anche la piacevolezza della lettura e ogni capitolo ti obbliga a fermarti e a riflettere su molte cose, su di te, sulla tua vita, sul tuo modo di rapportarti con il mondo e su quello che in fondo puoi cambiare di te stesso, perché ti rendi conto che sono dei cammini che tutti possono percorrere. Occorre la consapevolezza di che esistono e che si possono fare, perché molto spesso siamo talmente inibiti che, no, non pensiamo siano percorribili. Igor, certo. Veramente io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi, ringrazio Libri da Sporto che ci ha ospitato. Ricordo di nuovo il libro di questa sera, Gli Angeli Maestri, edito da Mondadori, assolutamente una lettura da leggere, da rileggere, da meditare, una guida per scoprire le nostre capacità, che sono molto più grandi di quelle che noi pensiamo. Altro che. Veramente, grazie davvero. Grazie Leonora, grazie a tutti. Buona serata, buona giornata a tutti. Buona serata.